Driftwood, prego. Il signor Otis B. Driftwood. Signor Driftwood? Signor Driftwood? Signor Driftwood? Signor Driftwood? Chef, vuol farmi il favore di non gridare il mio nome per tutto il ristorante? Io non vado mica in giro a gridare il suo. Signor Driftwood! È inutile che faccia la voce da cornacchia, non voglio che gridi il mio nome e basta. Signor Driftwood! Ma è la signora Claypool, come sta? Signor Driftwood, io le ricordo che mi ha invitato a cena per le 7. Ora sono le 8 passate e non c'è stata cena. Non c'è stata cena? Ho appena terminato la cena più buona della mia vita, non grazie a lei, certo. Io sono seduta a questo stesso tavolo dalla 7, esatto. Sì, ma mi dava le spalle. Quando invita a cena una signora, mi aspetto che mi guardi almeno in faccia. È lo scotto che deve pagare. Il suo conto, signore. $9.40, ma questa è una rapina. Se fossi te, non pagherei. Allora, signora Claypool, cosa teniamo per cena? Ma se lei ha già cenato. Allora facciamo colazione. Cameriere? Sì, signore. Avete una gallina allevata al latte? Sì, signore. Allora la munga mi porti un bicchiere di latte. Sì, signore. Signor Driftwood, io l'ho assunta perché lei mi faccia entrare nella buona società. Ma sono ormai 6 mesi e lei non fa altro che prendersi uno stipendio molto vistoso. E le pare niente questo? Quante persone ci sono oggigiorno che prendono uno stipendio vistoso? Si contano sulle dita di una sola mano, mia brava signora. Non sono la sua brava signora. Non importa se non è una brava signora. Il suo passato non mi riguarda, è suo. Per me lei sarà sempre pura come un giglio, perché io la amo. Ecco. Non glielo volevo dire, però me l'ha strappato dal cuore. Io la amo. Direi che sembra quasi impossibile, visto che era a cena con un'altra donna. Un'altra donna? Lo sa perché era a cena con quella donna? Perché no. Mi ricordava tanto lei. Davvero? Ma certo. Ed è per questo che ora sono qui con lei. Perché anche lei mi ricorda tanto lei. I suoi occhi, i suoi brillanti, le sue labbra. Quasi tutte le cose che a lei mi ricordano lei. Eccetto lei. Come se lo spiega questo? Io dico che se lo capisce è brava. Signor Driftwood, vorrei mantenere i nostri rapporti solo su un piano d'affari. Ma grazia di cuore a lei, tutte le volte che divento romantico si mette a parlare d'affari. Non lo so, in me ci deve essere qualcosa che fa venire in mente alle donne gli affari. E va bene, parliamo di affari. Lo vede lì quell'uomo che mangia gli spaghetti? No. Ma però gli spaghetti li vedrà. Beh, dietro quegli spaghetti c'è niente di meno che Norman Gottlieb, direttore del Teatro dell'Opera di New York. Allora, mi segue? Ah, sì. Non smetta di seguirmi o la faccio arrestare? Forse riesco a farle investire $200.000 nella compagnia del Teatro dell'Opera. Scusi, ma non capisco. E in qualità di padronessa dell'Opera, sarà accolta in società. Così potrà sposarmi e farsi buttare subito fuori. Ma lei avrà perso solo $200.000. Oh, signor Driftwood! Oh, Gottlieb, lei permette. La signora Claypool e il signor Gottlieb. E il signor Gottlieb, la signora Claypool. La signora Claypool e il signor Gottlieb. Il signor Gottlieb, la signora Claypool. La signora Claypool. Senta, non posso continuare a inchinarmi, ho le bretelle che mi tirano. Dove ero rimasto? Ah, sì, la signora Claypool e il signor Gottlieb. Il signor Gottlieb, la signora Claypool. La signora Claypool. Ma avanti, insomma, che cosa sta combinando? Se voi quattro volete farvi una partita a bridge, fate pure, io non vi guardo. Signora Claypool, molto lieto di conoscerla. Volevo solo vedere se l'anello c'era ancora. Signora Claypool, lei è molto elegante e molto bella. Chissà quante donne avrà detto la stessa cosa, signor Gottlieb. Stia a sentire, Gottlieb. La corte della signora Claypool gliela faccio io. Quello che vuole lei sono i $200.000. Perciò veda di trovarsi un'altra scusa, perché anche se le pare incredibile, la signora Claypool non è mica quella scema che sembra. Le faccio bene la corte? Dovrebbe andare in Europa a imparare. Va bene, Gottlieb, faccia vedere, mi insegni come si fa, ma senza imbrogli. Signora Claypool, è molto generoso da parte sua aiutarci così. Lei avrà già sentito parlare di Rodolfo Lasparri. Oh, ma certo. È il nostro più grande tenore dopo la morte di Caruso. È vero. Dove stasera, con denaro che lei generosamente ci verserà, scritturerò Lasparri per la compagnia di teatro dell'opera. Farà sensazione. Tutta l'America correrà ai suoi piedi. Si sporcherà le scarpe. E adesso, signora, c'è l'opera che ci aspetta. Se volete farmi l'onore tutte e due di venire al mio palco, ne sarò lusingata. E lei, signor Driftwood? Io vi raggiungo più tardi. Ma stia a sentire, Gottlieb, non le faccio la corte, perché la signora Claypool l'ho veduta prima io. Anzi, l'aveva già vista sua madre prima di me, però sua madre non le ha mai fatto la corte.